Attenzione! Attenzione! Non parlate! E un valoroso briganto vi farò una bella narrazione. E chi non mi ascolta ha una brutta maledizione. No, no. Il giorno 27 marzo del 1889 comincio a scrivere i miei ricordi. Da questo mio scritto non aspettare cose che l'animo dell'uomo si rallegri, ma bensì dovrà rattristarsi e non ridire. C'è una terra giù nel sud che vi voglio raccontare, è la storia di mia madre che non riesco a ricordare. I contadini hanno un santo, si chiama Scotellare, e le facce sono le stesse che ha dipinto Carlo Re. Il brigantaggio fu l'espressione della rivolta anarcoide del mondo contadino del sud. Sono stati un problema enorme per tutti i re, per lo stesso Papa. Sono stati un problema per i borbonici che di volta in volta cercavano di farseli amici. Il brigantaggio attecchì laddove c'erano maggiori resistenze feudali nell'assetto proprietario delle campagne. I contesti territoriali erano rappresentati proprio dalla Puglia del Nord e dalla Lucania. La chiamano Basilicata, Basilicata, Basilicata. Terra di Basilicata è un'area delle province del Regno di Napoli, diciamo centrale. Quel brigantaggio è stato un fatto, come dire, endemico. Man mano che si sviluppano delle aggressioni o man mano che si presentano eserciti stranieri, fioriscono gruppi di briganti. Ha il tipo etnico del suo paese esagerato nelle proporzioni. Sezione cranica meno sviluppata della facciale, segmento anteriore sfuggente. Forte sporgenza delle ossa zigomatiche e della mandibola, asimmetria notevole della faccia a destra. Segmento superiore frontale sfuggente. La mandibola è sviluppata, specie nella parte mediana. Il mio nome è Carmine Crocco. Ma questi uomini, e così anche Crocco, erano pedine nella, diciamo, in una guerra anche silenziosa tra i ricchi proprietari terrieri borbonici che tentavano di mantenere i propri beni senza farseli togliere dal nuovo governo, o di liberali ricchi che sentivano il bisogno nel passaggio al nuovo sistema di non perdere ciò che avevano, anzi di arricchirsi ulteriormente. I manovali del brigantaggio non avevano delle idee precise su quanto avveniva, erano al servizio dei loro padroni. Non si riuscirebbe a spiegare come mai la banda di Carmine Crocco riuscisse a mettere insieme circa 2000 uomini armati, di tutto punto, con armi anche moderne, se non ci fosse stato dietro l'obiettivo di sostenere un movimento che avrebbe impedito, l'illusione perlomeno all'orizzonte era questa, sia l'unificazione piemontesizzata sia una soluzione tipo quella rivoluzionaria di Garibaldi. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. E nei fuochi del Basento senti proprio la magia di una terra misteriosa, fiera ed orgogliosa. La chiamano Basilicata, Basilicata, Basilicata. Erano con me il feroce Ninco Nanco, il sanguinario Giovanni Coppa, Agostino Sacchietello, suo fratello Vito, Giuseppe Schiavone, Michele Di Biase, Cavalcante, Serravalle e Caruso. Crocco, in un certo senso, ripercorre la stessa strada che aveva percorso il brigante Taccone alla fine del Settecento. Si aggirava nella sua zona d'origine, i boschi
di Monticchio, di Lago Pesole, tutta la provincia di Potenza. Nel circondario di Melfi, provincia di Basilicata, è posto il mio paese, detto Rio Nero in Vulture. A mezzogiorno di questo bel paese si trovano una ventina di case a un solo piano, abitate da poveri pastori. E in una di quelle case, la prima domenica di giugno dell'anno 1830, nacqui io, figlio con tre fratelli e una sorella di Francesco Crocco Donatelli e di Maria Gera di Santo Mauro. L'agricoltura era in stato di abbandono, dove gli dice si coltivavano pochi legumi, un po' di verdure, e spesso la vita in famiglia era una vita vissuta insieme con le bestie, alla presenza di reduci di antiche guerre, come reduci delle campagne di Russia, reduci delle campagne europee, e zoppi, ciechi, con sprovvisti di arti, che raccontavano la loro vicenda sempre amareggiati perché nessuna politica era riuscita a, come dire, a offrir loro l'opportunità di una ricompensa, senza pensione. Crocco era un capraio che sapeva appena leggere e scrivere, gliel'aveva insegnato un suo zio Martino, che aveva fatto le guerre sotto Napoleone. Però una idea politica di ciò che stava facendo non ce l'aveva. Avevo 6 anni quando ho visto mia madre incinta presa a calci da un signorotto locale, a cui mio fratello aveva ucciso un cane. Mia madre uscì pazza, mentre quel signorotto venne ucciso in un'imboscata. Mio padre, innocente, finì in carcere, accusato di omicidio. Abbiamo un padrone in cielo, il Dio, e un signore in terra, il re. A quei tempi c'era Francesco II, ma pensava troppo alle feste e alla gloria, mentre noi morivamo di fame. Allora ho capito che la legge non è mai uguale per tutti, ma sta sempre dalla parte del più forte. Però lui, a difesa del padre, non accettò nel corso degli anni la sua posizione di contadino subalterno, che accettava passivamente la sua condizione sociale. Lui era un tipo un po' di indole ribelle. Una personalità forte, un uomo capace di anche di comandare, di essere rispettato, quindi fisicamente dotato, a tal punto da incutere paura, capace di aggregare. Andai lontano dal mio paese, crebbi conducendo al pascolo le bestie, col veleno nel cuore e la rabbia nell'animo, col vivo desiderio di offendere. Andai soldato per il re, ma presto disertai, per vendicare l'onore di mia sorella Rosina, importunata da uno dei ricchi signori del paese. Crocco si dà al brigantaggio dopo la sua fuga dal bagno penale di Brindisi, dove era detenuto, a dire il vero, per reati comuni. Perché mentre lui nelle sue memorie dice di aver disertato dall'esercito borbonico per difendere l'onore di una sua sorella, la realtà è molto più prosaica. Lui fu scoperto a rubare le razioni degli altri commilitoni da un sergente, da un caporale, che fu assassinato appunto da Crocco. In un momento di sconquasso generale è chiaro che uno cerca di avvicinarsi a quelli che potrebbero essere i vincitori o a quelli che potrebbero rovesciare il vecchio sistema di governo e stendere un velo sulle colpe individuali. Perciò Crocco si avvicina a Garibaldi e a Garibaldini. Ma quando c'è la presa di Napoli, l'ingresso a Napoli, Garibaldi dice: adesso io non voglio saperne più niente di tutti coloro che hanno una fedina penale sporca e hanno combattuto con me. Crocco dice: ma come, io ho rischiato, avrei potuto beccarmi anche delle pallottole. E in un certo senso va su di giri e dice: vabbè, a questo punto non è cambiato niente, mi do alla macchia. Saltò il fosso e si dette al brigantaccio appoggiando la bandiera del Borbone. Ho ucciso, saccheggiato, taglieggiato, bruciato, distrutto. E per 3 anni io, Carmine Crocco, ho messo a ferro e fuoco l'intero mezzogiorno d'Italia. Ammusate chitarra e tambura, perché sta musica sa da cagnare.
facim brigande, facim valore, e ca scopetta volim cantà, e ca scopetta volim cantà. Che ha visto l'uve, se mi sa paura, non stava buona qual è la verità. Dove era tu, paga magna e creatura, e o viemo un tesa che avimma caccià. Migliaia di contadini armati correvano a me da ogni dove per mettersi ai miei ordini, compresi come dovessi, senza perder tempo, prender possesso di centri più importanti. Fu così che il mattino del giorno 10 aprile 1861, col mio piccolo esercito di predatori mossi alla conquista di Venosa, la folla selvaggia che io comandavo non aveva freno, né a me conveniva mitigarla. Quella mia condiscendenza alla distruzione, al saccheggio, era fonte per me di maggior forza a venire. Il bottino traeva dalla mia parte altri proseliti, pronti a guadagnar fortuna col sangue. Tutti coloro che si erano avvicinati a Garibaldi, che ne erano rimasti delusi, si rivolsero a lui e gli dettero tutti quei supporti, quegli strumenti, quegli aiuti, quei sostegni che lo facevano sentire, come dire, un comandante in grado di poter risolvere i problemi di quelle popolazioni. Aveva una grossissima capacità strategica e tattica. Era un profondissimo conoscitore delle boscaglie di Rio Nero. All'epoca ci stavano i briganti. Lì sotto era proprio la grotta del brigante, sotto quella roccia là. Là è un punto che è difficile arrivare, non ce ne sono strade, per forza a piedi si doveva andare. Tra la grotta, sotto ci sta la chiesa San Michele. A una lotta aperta e cruenta preferì la guerra d'astuzia, per cui lasciata la via mi internai nei boschi, dove sarebbe stato facile l'agguato e la vittoria. La ginestra era il mio impero, il centro della mia forza. Uno dei primi al mondo ad adottare la tattica della guerriglia. Un metodo di combattimento assolutamente moderno e che permette anche a piccoli gruppi di divorare piano piano le retrovie dei grandi eserciti. Fino a qualche anno addietro nelle scuole di guerra dell'esercito italiano si studiavano le azioni di Crocco. Monte Vulture. Questa è una canna a fumare che accendevano il fuoco. No. Per quanto non avessi studiato, l'ingegno non mi faceva difetto. Con l'aiuto di confidenti mi accaparrai tutti coloro che avevano avuto danno alla rivoluzione. Borbonici, liberali, impiegati che avevano perso il loro lauto stipendio, preti, frati, resi furibondi dalle leggi contro il possesso del clero. Ci si inchinava e quando entrava nei paesi c'erano i mortaretti, il paese in festa, il sindaco, il prete, gli correvano davanti. C'era l'illusione che comunque in questo caos politico potesse venire fuori una soluzione al problema. Avevo un cappello piumato, la tunica ingallonata, un morello puro sangue, viaggiava armato fino ai denti, al comando di un esercito di più di 1000 uomini. Ero temuto e rispettato, accolto come un liberatore in tutto il mio feudo. C'era, come dire, una grossa simpatia tra la gente comune e i briganti, proprio perché c'erano questi rapporti familiari che contavano tantissimo. Di
Di solito i briganti dormono all'ombra delle querce. Per guanciale hanno un sasso, una zolla. Per coperta il cappotto, il mantello. I fucili sono appoggiati alle piante con le cartucciere appese ai calci, mentre le vedette vegliano attente sulla cima degli alberi. E poi ci sono i cani mastini, che fiutano la preda a grande distanza. Io riposo in un luogo appartato, accompagnandomi talvolta con le mie mani. Non furono molte le donne che si dettero al brigantaggio. Furono moltissime le donne che appoggiarono, con un ruolo di staffette che ricorda quello delle partigiane della Seconda Guerra Mondiale, con un ruolo di vivandiere e con un ruolo anche di dispensatrici di affetti, perché si è guardato finora alle donne del brigantaggio con un termine dispregiativo, le drude, cioè le amanti. Ci sono state delle donne che hanno imbracciato il fucile e si sono distinte per audacia anche rispetto agli uomini che componevano la loro banda. Fu nell'ottobre del 1861 che io conobbi Borges, generale spagnolo, venuto per ordine di Francesco II, a tentare di sollevare i popoli delle due Sicilie. Crocco aveva già radunato una forza più che consistente per l'epoca, si parla tra le 2.000 e le 3.000 unità al suo comando. Nel tardo autunno del 1861 ebbe l'incontro con il generale Borges, un generale legittimista spagnolo che era stato mandato in Italia con lo scopo di ridare il trono ai Borboni. I due insieme riescono a mettere a ferro e a fuoco l'intera provincia di Potenza. E c'è questo contrasto evidente tra Crocco e Borges. Borges è un militare tutto d'un pezzo. Lui stesso diceva che i briganti altro non erano che malfattori e delinquenti comuni, uomini senza scrupoli. Quel forestiero che veniva da noi a far proseliti destò sin dal primo momento nell'animo mio una forte antipatia, poiché compresi subito che a petto suo dovevo spogliarmi del grado di generale comandante per indossare quello di sottoposto. Perché non ha ascoltato Borges e non ha provato a capire le ragioni per cui Borges voleva un inquadramento degli uomini, voleva che non si combattesse indiscriminatamente contro amici e nemici e quindi in maniera narcoide e selvaggia? Borges decide di attaccare Potenza stessa. Crocco assolutamente non vuole, esautora del suo comando Borges, fino a sparire, così come si era presentato a Borges di notte. Sparisce una notte e lascia solo Borges con pochi uomini. Borges tenta di raggiungere lo Stato Pontificio, inseguito, braccato dalle truppe italiane, e a pochi chilometri dal confine decide di arrendersi chiedendo salva la vita per i suoi uomini. Questo non avviene perché viene condotto immediatamente sul luogo della fucilazione e è fucilato. Crocco poi gradualmente, da un brigantaggio sostenuto da Francesco II, era stato Crocco definito il generale comandante in capo delle forze di Francesco II, alla fine poi dove fare affidamento solo sulle sue risorse, e quindi man mano la sua vicenda venne ad esaurimento perché non c'era il sostegno politico, non c'era il sostegno militare, e quindi rimase in piedi l'obiettivo di rastrellare risorse per poter sopravvivere a se stessi, e quindi
il colpo di grazia dato poi dalla repressione piemontese non fece che concludere una vicenda che tutto sommato si stava già concludendo in se stessa. Una repressione non certamente da esercito unificatore, se mai un esercito può essere unificatore, ma fu da la repressione di un esercito occupatore. Bastava che si diffondesse la voce che in un villaggio c'era stato, era passato qualche brigante, un gruppo di briganti, perché quel villaggio venisse sottoposto a una rappresaglia feroce in cui non erano risparmiati né donne, né vecchi, né bambini. Questa è Africa, altro che Italia. I beduini a riscontro di questi cafoni sono latte e miele. Codesta gentaglia piemontese che ci chiamano cafoni, bigotti, ignoranti, rozzi, come se anche noi non avessimo un cuore e del fegato da spendere. Dal maggio 1861 al febbraio 1863 noi abbiamo ucciso o fucilato 7.151 briganti. Non so niente altro e non posso dire niente altro. Chi cadeva veniva sfogliato, con qualche piccola variante. Ai bersaglieri piemontesi veniva a mo' di scalpo tolto il baffo e la barba alla piemontese. I briganti venivano virati. Giuseppe Caruso, quell'anima dannata che spero di ritrovare all'inferno. Quello scellerato che si è venduto per un posto da impiegato reggio, rendendo al governo quel servizio che mai ebbe il suo poteroso esercito. Mi chiedete chi fosse Giuseppe Caruso. Secondo me è la figura centrale del brigantaggio, almeno in questa zona, perché vi ha partecipato sia come brigante che come persecutore di briganti. Quell'infame si mise a guidare i bersaglieri nei nostri più reconditi rifugi. Caruso si presenta il 14 di settembre 1863, perché con la entrata in vigore della legge Pica c'era la possibilità per chi si presentava di avere degli sconti di pena. E anche Procco nel settembre 1863 stava per costituirsi e venne a patti per questo con il prefetto di Melfi e con il generale Fontana. Con una bandiera tricolore in mano si presenta a Rio Nero, viene accolto dalla popolazione solo che probabilmente scottato da precedenti promesse, evidentemente non crede a queste ultime promesse che gli vengono fatte, e quindi insieme ad altri va via da Rio Nero. La sua mancata costituzione provocò la destituzione del prefetto di Melfi e l'allontanamento di generale Fontana. Nell'estate del 1864 del mio esercito non restava più niente. Niconanco, Masiello, Rocco Serra erano morti. Gli altri prigionieri. Io, il generale dei briganti, oramai ferito molte volte, vivevo braccato. Ogni luogo era insicuro. Certo, la repressione aveva alle spalle anche un movimento di opinione pubblica particolarmente inferocito nei confronti del movimento meridionale. In Piemonte, alla vigilia della spedizione repressiva, circolavano molti opuscoli satirici, giornali satirici, in cui si invitava il governo a reprimere i briganti del sud e farlo con la stessa energia con cui gli inglesi avevano represso la rivolta degli indiani. Bastava il sospetto di favorire il brigantaggio per portare alla fucilazione.
furono arrestati interi nuclei familiari, con lo scopo dichiarato di costringere i briganti, parenti di questi nuclei familiarri, ad arrendersi. E fu la rivolta popolare, perché più feroce era la repressione, più feroce fu la reazione. Nell'estate del 1864, su consiglio di un signorone, mi presentai al governatore del Papare. Mi misi in viaggio la sera del 28 luglio, percorrendo tratturi nascosti. Ma quando giunsi in suolo pontificio, il gran Pio IX, invece di darmi asilo, perché in fondo anche in suo nome avevo combattuto, mi chiuse in cella e lì mi lasciò marcire per 7 anni. Il processo Crocco inizia ufficialmente il 20 luglio 1872, quando la Corte d'Assise di Potenza decise di giudicare Crocco in maniera separata dagli altri capibanda lucani. Però Crocco già si era fatto ben 8 anni di carcere, un processo carico di attese, soprattutto da parte dell'opinione pubblica e da parte della stampa, sia italiana che estera. Perché? Perché Crocco era appunto il generale dei briganti, era colui che aveva messo a soqquadro per più di 4 anni l'intero Mezzogiorno d'Italia. Crocco viene condannato a morte. I reati sono tanti, si va dai 21 omicidi alle 5 aggressioni, alle mancate estorsioni, agli incendi, all'associazione a delinquere. Gli atti di quel processo sono la riprova della grandissima intelligenza di Crocco stesso, il quale lancia messaggi oscuri, ma non tanto oscuri. Lui dice nel corso del processo che io non rivelerò mai i nomi di chi mi ha appoggiato, e con questo costituisce un'assicurazione per la vita. La pena di morte verrà commutata dopo 2 anni per regio decreto da parte del re Vittorio Emanuele II nei lavori forzati a vita, da scontare presso il bagno penale di Portoferraio sull'isola d'Elba. Il giorno 27 marzo del 1889, dal bagno di Santo Stefano dove sconto la mia pena, comincio a scrivere i miei ricordi. Da questo mio scritto non aspettare cose che l'anima dell'uomo si rallegri, ma bensì dovrà rattristarsi e non ridire. Perché gli dice ciò? Perché ha combattuto nelle file garibaldine, ha combattuto in quelle di Francesco II e si è reso conto che né con l'uno né con l'altro i suoi sforzi sono riusciti ad approdare a un bel nulla. A pagare le conseguenze della repressione brigantesca furono le classi umili, quelli in fondo, quelli del mondo a cui i briganti appartenevano. E quindi una delusione profonda. Non così avvenne per chi stava dietro le quinte, quelli che poi erano per certi versi i veri fomentatori del brigantaggio, cioè la classe dei galantuomini. Se ne uscirono tutti per il rotto della cuffia, riuscendo a dimostrare una innocenza che in realtà non aveva. La sua permanenza nel carcere di Portoferraio è una permanenza abbastanza tranquilla, tant'è vero che riesce, ha il modo anche di scrivere le sue memorie, che le detterà al capitano Eugenio Massa. Non so perché sono diventato un brigante, se per le angherie sofferte per sfuggire alla miseria. Lo so, ho fatto male alla società, ma l'ho fatto per difendere la mia vita. Per essa avrei dato fuoco a tutto il mondo. Ieri a quel giornalista e a quel dottore che sono venuti a trovarmi ho detto: il brigante è come la serpe, se non lo stuzzichi non ti morde. Poi mi hanno chiesto se avevo un desiderio. Gli ho risposto che mi piacerebbe trovare la strada di casa, morire dove sono nato. Sono stanco, sento che il momento sta per arrivare. Che queste 4 ossa che mi sono rimaste se le pigli Re Vittorio. Mi lasciatemi in pace. Ciao.
Il 18 giugno 1905 Carmine Crocco, alias Donatelli, muore nel carcere di Portoferraio. Ciò che sorprende i suoi parenti e il sindaco di Rio Nero è ciò che lascia. Lascerà solamente due berretti da notte, sei calze di lana, una maglia di cotone e una di lana. Definiti dallo stesso direttore del carcere di Portoferraio oggetti lacidi. Infatti il sindaco di Rio Nero, Brienze, si fa portavoce dei parenti di Crocco perché si aspettavano che Crocco avesse lasciato un po' del suo tesoro. Il tesoro di Crocco è una vicenda controversa, ma che comunque ha degli elementi, se vogliamo, anche simpatici. Crocco ne parla nel suo libro e dice che aveva raccolto una cifra consistente, parecchio consistente, oltre 11.000 ducati, 40.000-50.000 euro di oggi, il che rapportato a quel periodo è una cifra più che rispettabile. Crocco dice di averla consegnata quando riparò nello Stato Pontificio, perché credeva di avere lì praticamente salvezza, invece fu consegnato dallo Stato Pontificio al governo italiano con una serie di traversie lunghissime. Crocco dice di averlo consegnato ad un alto prelato, il quale poi sparì con l'intero ammontare. Crocco è un uomo che poteva diventare un eroe, poteva diventare una grande figura positiva della storia se avesse avuto un minimo di acculturazione, se avesse dunque colto qualche forma di ideologia come aveva fatto Garibaldi nella lettura sia di Schiller che di Byron. Brigantaggio è una spia di un malessere che però mette in evidenza una serie di problemi e di questioni che sono l'insieme, la rete della questione meridionale. Il contrasto forte poi si venne a delineare fra brigantaggio e mafia successiva, perché la mafia cercava il collegamento con il potere economico, con il ceto politico, e il brigantaggio ingenuamente lottava contro qualsiasi forma di potere, lottava contro il vescovo, contro il sindaco, contro l'amministratore, contro la guardia civica. Alla base c'era una strategia ingenua di contestazione del potere comunque si presentasse. La migliore risposta, la migliore, come dire, analisi sul brigantaggio è stata fatta da Vito Di Gianni, che è un pastore analfabeta di San Fele, che presentandosi gli ha detto: fummo calpestati, noi ci vendicammo, ecco tutto. Tutto quello che si favoleggia sui tesori dei briganti nascosti nei tronchi degli alberi o sotto qualche sepoltura è soltanto favola e leggenda metropolitana. Quei poveracci, diciamo la verità, non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena. Bella Galiti, che bella Galiti.